Ecco, poi sui concetti di realtà e di irrealtà volevo concludere. Ma dicevo, mi soffermo solo un altro po' sul côté politico, ideologico di Pasolini. Quindi dicevo, comunista molto singolare, quando andò in America nel 66, c'è una bellissima intervista che gli fece Oriana Fallaci, lui si innamora della New Left americana, si innamora di quella sinistra così libertaria, aideologica, così non violenta, e assiste a una manifestazione a New York a favore della guerra in Vietnam, di persone un po' torve che gridavano slogan, guerra fondai. A un certo punto, a un angolo, ci sono dei pacifisti che si mettono a suonare la chitarra, degli hippies, che contestano la manifestazione. E cosa succede? Così c'è uno scambio di battute, anche di insulti con i manifestanti, ma niente di più. Poi il corteo procede. Ecco, Pasolini dice, questa è una delle cose più belle che ho visto in vita mia. Questa è una manifestazione tangibile della democrazia. E in questa occasione Pasolini si autodefinisce un mistico della democrazia. Un'espressione secondo me molto bella. E secondo lui i militanti della New Left americana sono dei mistici della democrazia. Poi, cosa c'è da dire? Pasolini è stato soprattutto un poeta, un romanziere, un regista. Ecco, è stato tutte queste cose e forse ha peccato un po' di megalomania. Lui pensava di essere una specie di uomo e artista rinascimentale. Probabilmente non ha veramente eccelso in niente. Mi è capitato di scrivere una volta che Pasolini è stato soprattutto un grande saggista. I suoi film mi sembrano quasi saggi sul cinema. I suoi romanzi mi sembrano dei saggi sul romanzo. Le sue stesse poesie, a parte le poesie friulane che hanno questa loro purezza, no? Cristallina, però poi le sue poesie sono sempre di più saggi sulla poesia. Ecco, quindi mi sembra sempre che è stato un grande saggista, una figura sempre deviata rispetto a quello che lui pensa di essere, sempre un po' spostata. Ecco, lui diceva di amare molto la figura retorica dell'ossimoro. Sapete cos'è l'ossimoro? Quando voi mettete due termini opposti, no? Il ghiaccio bollente, un silenzio rumoroso, una luce oscura. Ecco, lui stesso è un ossimoro, Pasolini, è un ossimoro vivente, perché è un comunista libertario, è un poeta, uno che sempre ha voluto essere un poeta, dai banchi del liceo, quando amava Rimbaud, Jiménez, i poeti spagnoli, ma poi è stato soprattutto un saggista. E poi disprezzava il potere, la società letteraria, eccetera, però poi smaniava per vincere il premio Strega e quindi da una parte era un irriducibile misantropo, però un altro lato di Pasolini poi amava anche un certo tipo di mondanità. Era un ossimoro vivente, era una contraddizione vivente. Era un maestro, un pedagogo che aveva in molti giornali le rubriche di lettere con i lettori e non potete immaginare la pazienza con cui lui argomentava, anche con i lettori più sprovvisti, sprovveduti, semi-analfabeti. Lui spiegava tutto, l'ABC di tutto quanto. Ecco, quindi era un grande maestro e pedagogo culturale. Però da un altro punto di vista, secondo me, non credeva tanto nella possibilità che gli altri potessero essere educati, perché gli altri poi sono quello che sono, non è che possono essere diversamente, ecco. Non è che credeva nelle forzature giacobine.